Secondo te la ragione vera per cui non ti hanno più voluto in televisione è per quello che avevi fatto o per quello che avresti potuto fare? Cioè, loro ti hanno sempre rimproverato l'intervista a Montanelli, l'intervista a Eh Benigni. beh, ma le rifarei domani mattina, ma è sicuro questo. Ma solo un imbecille può pensare che uno che lì, quando loro chiamano Benigni e gli danno centinaia di biglietti da mille, va bene. Quando viene da me gratis non va più bene. Allora sono le domande che faccio io che non vanno bene e le risposte che dà a me Benigni che non vanno bene, mi pare. C'è contraddizione. Dopo tutto questo fracasso, Benigni è andato in televisione. D'altra parte, Berlusconi aveva detto dalla Bulgaria, no? Era tutto annunciato. Biagi e Santoro hanno fatto una televisione criminosa. Che cosa avresti potuto fare tu in questi 3 anni se ti avessero lasciato ancora fare televisione? Perché loro ti hanno La tolto per... cronaca. Io avrei potuto fare. Io sono un vecchio cronista. Raccontare un po' di storie della gente, ce ne sono tante se ti guardi attorno, che cosa c'è dietro la facciata, quante storie, non senza demagogia, senza anche manuale, come si diventa ricchi in questo paese, per esempio, sarebbe un'inchiesta interessante. Rispetto al fascismo, per esempio, che differenze vede rispetto alla censura che c'era durante il fascismo e la censura che c'è oggi? Beh, c'era. La censura che c'era durante il fascismo era una censura ufficiale, implicita nel regime. Ogni sera in redazione del giornale arrivava il foglio di disposizioni del Ministero della Cultura Popolare, sensibilizzare questo fatto, non parlare. Non si raccontavano più i suicidi. Per tutto il tempo in cui c'è stato il fascismo non si è mai ammazzato nessuno. O si ammazzavano in modo strano. Scivolavano su una buccia di banana, partiva un colpo di rivoltella, colpiva il soffitto, rimbalzava e ammazzava questo uomo. Poveretto, proprio. Quando uno deve avere disgrazie, non finiscono mai. E oggi? Oggi si può raccontare che si ammazzano, senza che questo turbi, se non la coscienza, la sensibilità umana della gente, ma c'è l'autocensura, che secondo me è molto più pericolosa della censura. Però lei l'hanno cacciata, ci sono delle persone che si autocensurano, poi ci sono anche persone che provano a parlare e vengono emarginate. Insomma, io sono un problema che una ragazza non ha e non voglio farmi la barba la mattina sputandomi in faccia perché la saponata venga meglio. E quindi questo è il mio programma di vita. E il peccato che è più praticato da queste parti è l'omissione, il silenzio. Invece ci sono delle cose che vanno dette, peggio per chi ha la tentazione o la forza per non fartele dire. Insomma, hanno detto che il fatto era stato il programma più importante che era stato trasmesso dalla televisione. Io non ho avuto una telefonata da un qualche signore di quelli che comando per dire, ma avrebbe mica qualche fatterello anche di scarto, magari, da mettere lì qualche sera che proprio non c'è nient'altro da mandare in onda. E queste sono le forme di dittatura morbida. Questi, se vogliono, ti tolgono di mezzo. Io devo essere molto grato e devo dire, intanto all'avvocato Agnelli, non c'è più. E avevamo l'appuntamento 4 giorni, quei 4 giorni non sono stato un tempo troppo lungo, non l'ho visto. Mi hanno sempre preso quando gli altri mi hanno cacciato via con l'accusa che sono comunista, che ero, loro dicevano comunista. E questo io non lo dimenticherò mai e ho soltanto dei motivi di gratitudine. Ecco, questa è una cosa che ci tengo a dire. Alla stampa mi hanno sempre dato da lavorare. E questo per me, io sono nato in una famiglia operaia, è quello che conta.